Ho comprato 7 mystery pack di carte Pokémon per scoprire se è possibile guadagnarci oppure se è tutta la solita truffa. E per questo test di oggi ho acquistato direttamente dalla Pokélotteria di eBay, un account con oltre un migliaio di vendite all'attivo e che promette pull in ogni pacchetto e soprattutto attira l'attenzione degli acquirenti con due Charizard vintage molto interessanti. Io come al solito sono sempre molto scettico quando si tratta di acquistare questa tipologia di prodotto. Ecco perché mi sono rivolto a un venditore con tanto feedback nella speranza di non venire totalmente derubato. Le probabilità di trovare qualcosa in questi pacchetti sono tra l'altro scritte in chiaro nella descrizione. Ogni pacchetto contiene infatti una carta rara, ogni 5 ce n'è una speciale e ogni 10 abbiamo addirittura una carta holo vintage. Certo, sì, per rara si intende anche una qualsiasi reverse oppure comuni relativamente vecchie, ma comunque apprezzo lo sforzo. E ora direi che finalmente tutti i presupposti sono stati detti e quindi non aspettiamo altro e partiamo con il video. Ovviamente però non dimenticate che questo video è sponsorizzato da Fantasia Store. Usa il link in descrizione più il codice WISH5 per ottenere subito il 5% di sconto su tutti i tuoi acquisti. Molto bene, eccoci qua con i nostri pacchetti pronti per essere aperti. Ma prima di partire, punto numero 1. Io non ho mai detto al venditore di essere me stesso, ho utilizzato un altro account su eBay così non mi avrebbe mai potuto riconoscere. E punto numero 2, il prezzo comunque è abbastanza irrisorio perché i pacchetti costano 3 euro l'uno e la spedizione è una semplice posta 1. Quindi adesso andiamo ad aprire e così possiamo scoprire se effettivamente riusciremo a recuperare i circa 25 euro che ho investito per questo contenuto. Ed eccoci con i nostri 7 mystery pack e devo dire le carte non sembrano particolarmente protette a dovere, quindi anche se ci fosse una carta piuttosto costosa arriverebbe veramente messa male così. Vedo inoltre che ci sono dei numeri, quindi proviamo a metterli in ordine e li apriamo appunto per numero crescente. Eccolo qua il 243, 244, 245, 246. Questo immagino che sia proprio per dare una parvenza che questi siano effettivamente tutti i pacchetti numerati che non possono essere aperti o chiusi al momento dell'acquisto. Vediamo allora cosa si nasconde sul primo pacchetto, il numero 240. Vediamo se tra l'altro, ok, sì, si riesce ad aprire abbastanza semplicemente, d'altronde, ok, vedo già un'energia, ottimo, però ci può stare. Dai, scopriamo senza pregiudizio. Energia, un bellissimo Pikachu, ci sta, Magneton, Chatot, Tepig, queste sono, all'inizio avevamo un po' di Sole e Luna, adesso siamo su Spada e Scudo. Questo è l'ultimo pacchetto ed è un semplice Vulpix Reverse comune. Le condizioni tra l'altro non sono neanche delle migliori perché non so se vedete qui in controluce, ma queste sono pressioni importantissime su queste carte, quindi il primo pacchetto male male. Ok, sotto con il 241, strappiamo tutto. Ovviamente anche in questo caso immagino che le carte non saranno protette, esattamente, non sono affatto protette, ma va bene, chiudiamo un occhio e scopriamo cosa troviamo qui dentro. Abbiamo la nostra energia, un Wimpod, si parte di nuovo con un po' di carte di Sole e Luna e poi siamo di nuovo su Spada e Scudo. Qua abbiamo già la prima doppia, perfetto, Honchkrow, Phalanx e forse siamo già alla... Ok, ok, abbiamo un'olografica Bronzong. Pacchetto numero 3, questo è il numero 242. Apriamo senza rompere tutto. Questo era un po' più difficile da aprire, ma ce l'abbiamo fatta. Qui abbiamo effettivamente una sleeve. Attenzione, attenzione. Energia, Anemone, Onege, Dublade, ok facciamo così, Agatha, Raboot, Barboach e ci siamo, ci siamo, ci siamo. Troviamo qui dietro, ok, un Castform Trainer Gallery. Dai, va bene, almeno un pull ce lo siamo fatti e adesso andiamo con il 243. Vediamo se così mi viene più semplice aprirlo, sì.
Ok, ok, qui non c'è nessuna sleeve, quindi a occhio mi sa che anche qui non avremo, non troveremo nulla, se non forse, forse una reverso o una olografica. Infuso di erbe, amuleto, folletto, Weeping Bell, B-Sharp, ok, sì, questa qua è la penultima, e dietro... Eh sì, abbiamo un Marowak reverse. Stop al video un secondo, fai una pausa da questo spacchettamento davvero strano e prenditi un momento per lasciare un bel like su questo video, iscriverti al canale e soprattutto attivare la campanella. A te non costa nulla, ma a me aiuta davvero tantissimo. 244, la situazione per ora devo dire che sta andando abbastanza male, ok? Sì, abbiamo trovato una trainer gallery, ma guardate un po', io ho la netta sensazione che quello sarà l'unico pull che riusciremo a fare, anche se... Appena detto, in realtà, qui c'è una sleeve, una sleeve un po' più sporca, un po' diversa da quello che abbiamo trovato prima, ma forse, mi sa che è una V tra l'altro. Vediamo, Bronzor, Staffull, carino, Chatot, Lapras, eccoci qua, Energia, Spirale, Lotteria, Energia, Markrow e un bellissimo Dragonite V di Pokémon Go. Mancano due pacchetti, e per adesso diciamo che l'investimento che ho fatto iniziale non è stato raggiunto, ma neanche lontanamente. Ma vediamo, da questi due pacchetti potrebbe effettivamente uscire ancora una di quelle fantomatiche holo vintage che si dice appunto sull'inserzione. Io non credo, ma vediamo un pochetto. Qui non abbiamo neanche una sleeve, Grinta DN, Erika, Likiliki, Glamiao, Espur, Rhydon, e questa è già la nostra reverse, è uno Spinarak. Ebbene sì, solo il numero 246 può salvare questo spacchettamento e lo andiamo quindi ad aprire subito. Ovviamente già adesso secondo me è un momento perfetto per voi per farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutti questi mystery box e mystery pack, intanto che ci appropinquiamo ad aprire questo. Guardate caso, anche qui non abbiamo una sleeve e quindi mi sa che sì, ci è andata molto 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 male. Purloin, Milseri, Shinx, Carrablast, Impidimp, un'altra energia, forse all'inizio non c'è, no, è addirittura una doppia energia, pensate che fortuna, e dietro abbiamo, dietro abbiamo un Dratini Team Rocket Vintage, questa è una comune, pur completamente, qui è, non so se lo notate, ma è, forse non si nota ancora, sì dai, forse sì, bella piegata, retro completamente distrutto, forse c'è addirittura anche una piega qua, malissimo. Ebbene ragazzi, ve lo avevo detto all'inizio del video, io come al solito sono sempre molto molto scettico per tutto ciò che riguarda i mystery box e i mystery pack. Alla fine guadagnare acquistando queste cose credo che sia praticamente impossibile, se non 100% impossibile, anche perché non ci sarà mai qualcuno che potrà a tutti gli effetti controllare questi venditori, e quindi i venditori potranno sì sempre dire che è possibile trovare un Charizard set base, un Charizard Gold Star, ma alla fine chi è che li controlla? Alla fine com'è che facciamo ad essere sicuri che ci sia veramente? Quindi infine la morale di questo video è sempre la stessa. Secondo me, piuttosto che spendere soldi in questi prodotti che sono a tutti gli effetti gioco d'azzardo, è molto meglio tenerli da parte e acquistare le carte singole che ci interessano veramente. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, fammi anche sapere se hai mai acquistato Mystery Box o Mystery Pack e soprattutto condividi qual è stata la tua esperienza.